Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi vi faccio vedere una giacca molto particolare che è stata, insomma, sulla mia wishlist, l'ho voluta comprare dopo tanto tempo, poiché è un pezzo particolare di uno dei brand che mi sta più a cuore e in più era stata fatta non in tantissimi pezzi, non era stata prodotta in tantissimi pezzi, tant'è che sul sito era andata subito sold out, il sito ufficiale di Stone Island, perché si tratta di una giacca del marchio italiano Stone Island. Adesso lo faccio vedere, lo tiro fuori da qua sotto. L'ho comprato da un ragazzo, da una persona che si chiama Daniele Sferlazzo, ovvero chiocciola I am Daniele Sferlazzo su Instagram. L'ho messo qua, grazie Daniele, che me l'ha venduto al prezzo di retail. Si tratta di questa giacca qua di Stone Island Shadow Project di una stagione fa. Vedete com'è fatta? Praticamente è un materiale che riflette la luce, che è rifrangente, che loro chiamano fibra di vetro, e si tratta di una giacca anorak, potremmo dire, senza neanche la zip qua, con solo i cordini e il cappuccio, con tutte tasche asimmetriche sul davanti. Fa parte della capsule chiamata Scarabeo, fatta di tre pezzi, tutti con questo speciale materiale riflettente, che è stata fatta per celebrare i 10 anni della linea Shadow Project di Stone Island. Infatti qua c'è il badge con scritto Shadow Project e il badge è completamente nero, come tutti i prodotti della linea Shadow Project. Ha tutte tasche asimmetriche sul davanti e in più una tasca singola, anche quella simmetrica, sul retro, qua, con una zip. Molto buffa questa da qua. Vedete, sulla schiena, la fine della schiena. Ah, all'interno, apparentemente tutto un'imbottitura con un disegno, una delle cuciture a stella, fatta molto bene. E quando riflette la luce rivela la sua stampa, perché a sua volta il materiale riflettente è stato stampato sopra. Vedete, ci sono tutti i zigzag, ecco, questo è fatto proprio perché è stato stampato, una cosa che non si vede spesso, diciamo che è un'ultima tecnologia di stampa sui materiali come questo, materiali un po' particolari, quindi non il cotone, oppure materiali fibre come il poliestere, no, perché questo si tratta di materiale riflettente, appunto chiamato fibra di vetro. Erano tre giacche di questa collezione Scarabeo, come vi ho detto. Questa è la prima e secondo me anche la più iconica. Poi ci stava il piumino, che vedete qua, e poi un parka, un coat, con la parte riflettente solo sull'area davanti attorno alla zip, che faceva un bel effetto. Questo invece è l'unico capo senza la zip, che si mette, come potremmo dire, un anorak. Abbiamo all'interno, come tutti i prodotti di Stone Island, due ulteriori bottoni per mettere il badge qualora non si voglia portare sul braccio, e più abbiamo qua l'etichetta Scarabeo di Stone Shadow Project. È completamente riflettente, tranne queste tasche nere sul davanti, e in più è anche impermeabile, quindi resistente all'acqua e anche resistente al vento, quindi diciamo una giacca veramente fenomenale. Qua c'è ancora la targhetta che mi ha lasciato, dato che era un capo praticamente nuovo, che me l'ha venduto Daniele Sferlazzo. E che dire, adesso vi faccio vedere come funziona e come si nota l'effetto riflettente quando appunto ci puntiamo, ad esempio, la cosa più semplice, il flash del cellulare. Però accade anche quando si viene illuminati, ad esempio, dalle luci di una macchina, nei fari di una macchina, oppure quando si passa, non so, di sera sotto a un lampione illuminato, una strada illuminata. Un colore veramente arcobaleno, in più con questa stampa che veramente non ho mai visto da nessuna parte ancora. Il reflective stampato, in più appunto questa calcolate, che è un capo uscito più di 6 mesi fa, quindi più di metà anno fa. Vedete qua sul lato tutti i colori di cui risplende, di cui riflette questo capo di Stone Island, che aveva un prezzo in negozio di 875 euro. E però se andiamo a vedere su Grailed, gli appassionati di Stone Island, che però magari non se lo mettono più, lo stanno rivendendo a caro prezzo, perché è diventato sin da subito, appena uscito, un capo veramente iconico per la collezione del brand italiano. Ovviamente si chiama Scarabeo perché riprende i colori di alcuni scarabei, quelli che hanno appunto il guscio sopra le ali di colore iridescente. Indossato sta così addosso, veste molto largo, molto oversize, questa è una S, la taglia più piccola che hanno prodotto. Ci sono due comodissime tasche qua ovviamente sotto, in più queste asimmetriche sopra e quella dietro. Veramente una giacca fenomenale.
Però le cose che vi faccio vedere in questo video non sono finite. Vi ricordo inoltre di andare sul mio Instagram, trovate il link in descrizione, e seguitemi. In più ci sta anche una giveaway attiva in questo momento sul mio profilo, questa qua con in palio a sua scelta del vincitore o il portamonete di Louis Vuitton, quello disegnato da Virgil con la catena arancione, oppure il portacarte, il portafoglio della stessa collezione con il perno arancione nel mezzo. Quindi se partecipate alla giveaway cliccate sul link e andate sul mio Instagram per partecipare e commentare con 3 tag di amici e seguire tutti quelli che dovete seguire, ma le regole comunque sono in descrizione apposta. Un'altra cosa che voglio vedere oggi sono queste ultime spuma che mi sono arrivate, tra l'altro come colori, questo verde potremmo dire acqua e questo viola molto profondo, riprendono anche abbastanza i colori dello scarabeo Lightstone che sto indossando, che sono delle RSX di Puma, uno degli ultimi modelli su cui sta puntando molto la casa Sportswear tedesca. Sono fatte molto bene, devo dire, e anche queste qua hanno dei particolari dettagli catarifrangenti, quindi rifletti. Un'altra scarpa, poi voglio far vedere che vedete ultimamente, queste l'ho già indossate, non sono nuove di pacca, le ho indossate una giornata. Sono queste Inertia delle Yeezy 700, colorway veramente fenomenale secondo me, di questa scarpa bellissima che mi capita di metterla veramente spesso perché è super comoda e si abbina veramente con tutto come silhouette. Quindi questa è l'ultima uscita dopo che ci sono state le Salt recente, forse l'unica che non mi piace colorway perché è troppo sempliciotta, poi ci sono state le Static, poi ci sono state le Mauve e poi le prime che erano le Wave Runner. Le Static sono la versione V2, uscirà a breve con la stessa silhouette della V2 delle 700 nella versione geode, nella colorway geode, con i colori del marrone quasi cioccolata, verrebbe da dire, molto ma molto bella anche la geode. Beh direi che ho fatto vedere un pezzo abbastanza importante e particolare oggi, che non si vede spesso, soprattutto su YouTube penso non l'abbia mai mostrato nessuno. Spero vi sia piaciuto questo video riguardante un pezzo molto particolare di Stone Island, e prossimamente vi porterò anche il video probabilmente dello Stone Island ultimo uscito, che cambia colore, il 3 Active con quella stampa che loro chiamano piovra, potremmo dire. Quindi forse avete già visto il mio Instagram, quindi fatemi sapere nei commenti se volete vedere un video anche su quella giacca di Stone Island. Da Federico per oggi è tutto, mi raccomando lasciate like al video, iscrivetevi se non l'avete già fatto e seguitemi su Instagram al link in descrizione e partecipate alla giveaway, mi raccomando. Da Federico per oggi è tutto e bella a tutti!